Ci siamo? Posso riprendere tutto il discorso con tutti quanti? Allora, io nel frattempo è successo che mi hanno dato la possibilità di usare il mio computer e quindi ho cambiato anche la versione di QGIS, la versione 2, più che altro perché volevo farvi vedere due cose che ci sono sulla nuova versione che potrebbero tornarvi utile. Tra l'altro, comunque siamo rimasti che vi ho mostrato e con il discorso di collegare i dati con il numero di abitanti, quello che vedete qua adesso dovrebbe essere un lavoro che ho fatto mentre venivo in treno, praticamente sempre lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, ma con i dati quelli del comune. Quindi chiedo a voi se questa zona qua, che è bianca, è quella che ha il numero più basso di abitanti. Non sapete. Quindi potrebbe tornare. Allora, su questo. Adesso guardate, facciamo in modo di capirlo senza problemi. Se voi andate sotto. Se voi andate su plugin, adesso ci mettiamo una cartografia sotto, così lo vediamo subito. Se andate sotto plugins, ok, e trovate gestisci e installa plugin, a me la finestra compare così, a qualcun altro comparirà in maniera diversa, quelli che hanno la versione vecchia di QGIS, però dove c'è il filtro, lì potete cercare una cosa che si chiama Open Layer. Vedete che c'è anche questo, allora, c'è un tra i vari plugin c'è questo che si chiama Open Layers Plugin. Se ve lo selezionate e lo installate, quindi lo installo, lo seleziono, faccio installa plugin, lui lo carica, nel mio caso devo soltanto selezionarlo qua e vado. E a questo punto, quando vi dirà che il plugin è stato installato, ve lo trovate come tra le nuove funzionalità. Infatti qualcuno ce l'avrà già, non so, sotto plugins, se l'avete installato, sotto plugins c'è Open Layer Plugin e vedete che qua vi permette di aggiungere una serie di cartografie, no? Tra queste c'è Google, OpenStreetMap e avanti di sto passo. Allora, questo qui è quello che possiamo usare adesso usando Open Layer, eccetera. Ve ne faccio vedere un altro più consono a quello che è il posto dove siamo, ossia la regione Puglia. Perché la Regione Puglia, vi ricordate che prima vi dicevo che Inspire offre una serie di. Inspire è questa direttiva che dichiara che in Europa bisogna usare determinate. Bisogna avere un certo tipo di interoperabilità data dall'Open Geospatial Consortium. Uno di questi vi parlavo del WMS. Allora, se cerco WMS Regione Puglia. Vi trovate il sito del WebGIS del SIT della Puglia. WebGIS vuol dire GIS portato su web, SIT, Sistemi Informativi Territoriali. E qua, proprio su questo link che vedete qui, WebGIS, SIT Puglia, faccio il clic qua, vi do l'URL esatta adesso, ok? Trovate tutta la spiegazione cos'è il WMS e WFS. Io scendo velocemente e vi do l'URL esatta. Qua sotto trovate ortofoto DTM uso del suolo. Ortofoto sono le foto aeree. DTM modello digitale del terreno. Uso del suolo è come il suolo è utilizzato. Quindi, secondo la regione, sono le zone dove c'è dove verrà fatta le zone usate per agricoltura piuttosto che per zone dove edificate, avanti sto passo. Allora, io questo qua vi dà questo indirizzo qui. Vedete? IWS, SIT, Puglia, eccetera, eccetera, no? Allora, se qualcuno già ce l'ha, si fa un suo bel copia e incolla di questa cosa. Se non ce l'avete, vi faccio vedere dove dobbiamo metterlo dentro QGIS, ok? Allora, io mi faccio un copia e incolla di questa cosa qua. Dopodiché vi faccio vedere cos'è il percorso in QGIS per inserirlo e dopo lascio la finestra aperta qua in modo che qualcuno, se non riesce a fare copia e incolla, lo segue. Allora, torno su QGIS. Dove c'è layer? Ci aggiungi WMS, vedete? Aggiungi layer WMS,
Io qua in realtà l'avevo già fatto. C'è nuovo. Ok. No, allora mettete nome, URL, eccetera. Quello che dovete fare è semplicemente nome. Io qua metto ortofoto, poi in realtà sono più cose. Ortofoto Puglia, poi Regione Puglia. URL, ci copio dentro l'indirizzo. E do ok. Fatto questo, mi trovo ortofoto Puglia. L'avete visto il passaggio da fare? Se l'avete visto, vi lascio l'indirizzo qua per copiarlo. Quindi è layer. Gabriele, posso ridarti il computer? Allora, come ho trovato ortofoto? Io ho cercato la parola su Google, ho cercato WMS Regione Puglia. Nel mio caso, perché poi Google sapete che ha anche le query personalizzate, la prima cosa che viene fuori è SIT Puglia Standard OGC WMS UFS. Fatto clic lì, mi apparsa questa pagina. Questa pagina io me la sono andata a leggere tutta. In fondo alla pagina c'è ortofoto di ETM uso del suolo e ho trovato questo indirizzo che è http://iws.sit.puglia.it, che è la macchina che fa il servizio. ECWP è il servizio, e cw underscore wms.ddll.didomanda è il servizio da raggiungere. Così, out of the box, vi posso dire che questa roba qua è tutto software proprietario con formati proprietari. Voi potete usarlo in virtù del fatto che il protocollo WMS, allora, sul piano tecnico, sul piano legale, bisogna andare a leggere i termini d'uso, però mi immagino che c'è scritto SIT cittadino, immagino che così tirando a caso sarà, potete usarlo se siete cittadini e poi ci sono le solite cose. Però a titolo informativo penso che sia proprietario perché l'ECW è un formato proprietario per trasportare dati raster, ortofoto, e le DLL è roba di Windows, quindi. Però è un servizio che è lì, così come quando usi Gmail, usi Google, è software proprietario, ma tu lo interroghi i dati e te li restituisce. Quindi. Se il caso è da andare a vedere i termini d'uso, come funziona. Però ho questo indirizzo, lo prendete, ce l'avete tutti adesso, no? Una volta che avete fatto quel lavoro lì, nel layer aggiungi WMS, ce l'avete qua, fate soltanto connetti e vi trovate l'elenco di tutte le risorse disponibili. E questa cosa qua secondo me è molto interessante perché se guardate c'è la Puglia al 2011, al 2006, al 2010, le coste. L'uso del suolo, e avanti questo passo, è tutto patrimonio che gestisce la Regione Puglia, che vi permette di utilizzarlo all'interno dei vostri sistemi di mappe. Ok? Ripeto, bisogna andare a leggere i termini di utilizzo, però penso che comunque finché è così, va bene. Allora prendiamo l'immagine della Puglia 2011.ecw. Faccio aggiungi, notate, scusate in basso, qua in basso c'è, nel mio caso, spero anche nel vostro, la proiezione. Io, VGS 84, UTM zona 33 nord. Ok? Ci metto quella perché il mio progetto sta lavorando con quella cosa lì. I casi sono due. O che cosa più intelligente, quando faccio la chiamata verso Regione Puglia, il server mi dà i dati già trasformati in quel modo. Oppure, il caso più sfigato è che invece non lo fa e invece QGIS se lo riproietta. Più sfigato perché? Perché QGIS deve lavorare a farsi il lavoro di riproiezione. Finché sono dati vettoriali è facile. Quando sono dati raster è un'immagine che deve essere spostata. Anche se in realtà poi l'immagine che è sul server della Regione Puglia sarà una sberla da qualche giga. Quella che arriva a noi è un file da qualche mega. Faccio aggiungi su Image Puglia 2011. Se avete visto sotto ha iniziato a smandruppare con i numeretti. Ed eccolo qua. Qua la foto aerea della Regione Puglia. Nel mio caso, sulla lista dei layer è sopra a quello che avevo fatto prima, quindi la porto sotto e posso fare il mio zoom per vedere se questa zona qua, come dicevate voi, che zona è? Adesso vedete che quando aumento di zoom va a fare una chiamata. Se guardate qua in basso a sinistra ci sono i numeretti che iniziano a partire tutto spiano. Qua magari, visto che qua è tutto bianco, io
bottone destra, proprietà sul file che ho lì, gli metto una trasparenza, vedete? Ed ecco qua. La qualità dell'immagine che mi arriva è relazionata alla qualità dell'immagine che ha la regione, che distribuisce la regione, perché magari la regione ce l'ha ancora superiore, decide quanto darmi, però mi sembra che come immagini sono abbastanza buone. Insomma, qua questo giardinetto interno potrei addirittura mettermelo. Tecnicamente potrei farlo, come licenza bisogna vedere. Però potrei portarmela come sfondo in OpenStreetMap, in JOSM, e iniziare a tracciarmi, ad esempio, il percorso del giardinetto, per dirla, insomma, com'è. Poi bisogna vedere se il termine di utilizzo mi permette di fare il ricalco, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Però, come vedete, qua l'idea che avevamo prima, cercavamo di capire che zona era, questa zona qua, adesso praticamente abbiamo questa foto aerea che ci permette già di farlo, riutilizzando i dati della regione. La regione poi ha altri VMS disponibili. Se avesse anziché il VMS il WFS, immagini no, perché WFS parla soltanto di dati vettoriali. Va bene? Però mi darebbe, ad esempio, i numeri civici, se ce li hanno, e tante altre informazioni che probabilmente, dico probabilmente, sono di qualità migliore rispetto a quella che abbiamo visto prima. Perché mi immagino che il sistema informativo della regione sia, ci lavori molta più gente che il sistema informativo del comune. Poi dopo, per legge, il comune prende determinate cose e la regione un'altra. Allora è difficile che magari la regione, a meno che non sia una scelta politica fatta, abbia ad esempio i cassonetti. È più facile che sia il comune i cassonetti perché è competenza loro. Per farvi un esempio, la provincia autonoma di Bolzano ha tutti i numeri civici, li gestisce la provincia anziché gestire i comuni, mentre la provincia autonoma di Trento i numeri civici si gestiscono alcuni comuni, quindi dipende. Allora, questo l'avete visto, bella magia, oserei dire, anche interessante. Interessante secondo me soprattutto il fatto che, oltre a quella risorsa che abbiamo visto delle foto aeree del 2011, ce ne sono altre. Ci sono anche quelle del 2006-2010, che mi permetterebbe di fare altre tipologie di ragionamenti. Qua guardo Gabriele che con l'archeologia gli torna utile vedere come si è cambiata nel tempo una foto, cosa che con Google vi beccate quello che c'è in quel momento, chiaramente. Poi, dipende quello che vi beccate in quel momento lì che loro offrono, è chiaro, perché se Google ha le foto del passato, si è a posto, se non ce le ha. Ce ne sono altre, qua se andate su carica. No, su carica, scusate, da qualche parte ci sono i predefiniti, ma ecco, aggiungi riga alla lista VMS, ce ne sono altre che va a prendere. E ci sono poi tante altre situazioni. Allora, supponiamo che questa cosa qua vi piaccia, questa immagine, e volete usarla, sotto progetto c'è la possibilità di salvarla come immagine. Salva come immagine e vi fa un PNG o questi altri formati con tutte le informazioni. Vi faccio notare una cosa carina, perché adesso io lo chiamo Puglia.png con molta fantasia. Quello che voglio farvi notare però è che in realtà però quel file lì, vedete che c'è questo Puglia.png che è la fotografia, no? Però c'è un'altra cosa interessante, che oltre al file.png ha creato questo file .png .w. E questo file .png, PNGW, quel file lì, è, scusate che ho bisogno di aprire perché è un file di testo, è in realtà questo file qui, contiene delle informazioni che a noi non dicono niente, ma QGIS dicono tanto, perché dicono che è tutte le informazioni necessarie a QGIS, data la proiezione corretta, che qua non c'è scritta, di sapere in quale parte del mondo si trova l'immagine che abbiamo fatto. Quindi sono tutte le informazioni di traslazione, degli ASCII e compagnia bella, per dire se quel PNG tu lo vuoi caricare, se voi allora distribuite questo PNG insieme a questo file qui,
una persona che ha QGIS o altri software GIS è in grado di poterlo usare come sfondo delle sue applicazioni GIS, che non è male come discorso. Visto che abbiamo toccato il tema, dimmi. Adesso, se io questo file qua, io adesso l'ho salvato, l'immagine, te la mando per email e ti mando il file PNG, se io lo carico come... Beh, guarda, lo faccio subito. Allora, io adesso levo la Puglia qui, va bene? Qua Images Puglia è la risorsa, faccio il bottone destra, rimuovi, sparita, non ce l'ho più, sparita. Se vado sotto layer, aggiungi raster, perché è un'immagine. Se vado qua, in quella directory, c'è Puglia.png, vedi? Se io carico questo, dato che anche qua è lo stesso discorso che si faceva prima dell'SHP, SHP, SHX, compagnia bella, sono lo stesso nome, se lui trova quello, lui adesso mi chiede la proiezione, perché nel file di test non c'è scritta, io la so. Sì. Io la so, ed eccola qua, e c'ho l'immagine, e vedi che sto facendo i miei zoom, contro zoom, con quell'immagine sotto? In senso lato, molto lato, ho fregato un'immagine della regione. Senso molto lato, anche perché questa immagine qui sono 865K. Questa immagine qui, se la prendi in regione, è sicuramente una sberla di file. Poi, tra l'altro, se vedi, eh sì, ho fregato l'immagine a regione, ma l'ho fregata, cioè, c'ho sopra anche il layer che avevo prima. È esattamente la fotografia che vedevo prima, solo che è in qualsiasi parte del mondo. Cioè, in qualsiasi parte, è esattamente quella posizione del mondo, precisa. Perché era la finestra che vedevo in questo momento. Se volessi salvare tutto, allora manualmente dovrei farmi tutte le finestre. Lì è meglio andare a livello di software e fare tutte le chiamate una alla volta, però anche lì. Considera che il portale cartografico nazionale, tempo fa Simone Cortesi mi ha mandato una lettera chiedendo se l'autorizzazione a utilizzare il VMS con le foto aeree, tra l'altro del 2006, del portale cartografico nazionale, che oltre ad essere fatte bene perché hanno fatto i voli quando non c'era le nuvole, sono andate a pulirli, eccetera, poi l'hanno già referenziato corretto usando i punti di riferimento, insomma c'è un gran lavoro dietro, quindi ha una qualità superiore rispetto ad altri come modello dei dati, come aggiornamento è quello del 2006. Allora, lui ha preso quello, ha detto a tutta la comunità OpenStreetMap, ci hanno dato l'autorizzazione per portarlo dentro. È successo che il server del portale cartografico nazionale ha iniziato a collassare perché c'erano un sacco di domande. Allora lì ci si è messi d'accordo, si è visto, ci ha detto quali sono i parametri per andare più lenti, per evitare, e loro hanno iniziato a cacciarci sopra un watermark. E quindi alla fine praticamente lo si usa, però non è così nitido come prima. Questo qua non è ancora successo niente, o perché poche persone sanno del VMS, ma non credo perché è pubblico. Quindi vabbè, e abbiamo detto che oltre a abbiamo usato la foto aerea, no? Però la foto aerea non è che parla più di tanto, parla, ma non è che mi dice che la via si chiama X. Ho bisogno di una cartografia tecnica che mi dica qualcosa. Probabilmente, ma non vado a vederlo. Nei VMS della regione c'è anche la carta tecnica. Vogliamo usare invece delle risorse aperte o semiaperte. Semiaperte. Allora, qua abbiamo caricato questo OpenLayer plugin. Vedete che qua mi permette di aggiungere un sacco di mappe. C'è la mappa di Google Fisica, Street, Ibrida, Satellite, OpenStreetMap, Bing, Yahoo, avanti di sto passo. Aggiungiamo OpenStreetMap Layer. Lo aggiungo. Qua è successa una cosa che forse voi non avete notato, perché ormai ci sono abituato. In basso a destra è cambiata la PSG. La prima mia era la 32633, adesso questa è la 3857. La 3857 è la versione della 913, 900-913, la parola Google, rivisitata con i nuovi parametri perché hanno dovuto fare reverse engineering, ha scoperto che c'era qualche errore, eccetera. Come vedete, non si vede un granché se non scritto qua sotto OpenStreetMap. Allora, qui è un problema di chiamate, perché lui ha cambiato l'area dove lavoro con quella proiezione lì, perché è la proiezione di OpenStreetMap. La proiezione non di OpenStreetMap, i dati sono in VGS 84, ok?
La proiezione della mappa che vedete è in Google Mercator. Torna. Allora, il risultato di questa operazione è che lui mi ha preso quella lì, però intanto nel frattempo ha fatto il lavoro sull'altra, insomma c'è un piccolo problema. Che si fa? Si dice che, allora, prima di tutto porto OpenStreetMap sotto questo di circoscrizioni, che già lo vedete, e dopo faccio zoom all'estensione del layer, ed eccolo lì. Torna? Allora, ho portato OpenStreetMap sotto questo, perché avevo OpenStreetMap sopra il layer che avevo creato prima delle circoscrizioni, allora è chiaro che si vede, me lo nascondeva, no? Poi c'era il problema che OpenStreetMap puntava nel punto sbagliato, gli ho fatto richiamare, gli ho rifatto la chiamata. Immaginavo, perché è sulla versione vecchia dei problemi, per quello. Sì. Comunque ho fatto zoom all'estensione del layer e lui praticamente mi è arrivato qua. Allora, tanto dopo questa cosa la cancello, Chiara, quindi. No, ma è solo perché. Allora, sono arrivato qua, che succede? Adesso io posso farmi tranquillamente lo zoom dove ero prima e lui fa le chiamate e vedete che adesso ho i nomi delle strade come era prima. Ok? Qua, se caricassi il VMS della regione Puglia, devo dichiarare che il VMS deve essere trasformato con la proiezione che sto usando. Ritorna? Sì, perché qua sotto è cambiata 3857, no? Vedi? È per quello che all'inizio dell'intervento, quando sono arrivato qua, avevo detto la proiezione è la prima cosa che dobbiamo sapere. Perché se noi facciamo le cose molto semplici, che poi sono le cose che vi capita, devo metterlo più spesso, non c'è nessun problema. Più delle volte le persone hanno bisogno di avere una mappa sotto che può essere Google, Yahoo, Nokia, OpenStreet, ma poi tutti si mettono Google perché è più comoda, lo ammetto. Dopodiché sopra ci metto un'altra tipologia di dati, ma quando iniziate a prendere dati dalle PA che trovate come open data e li cacciate dentro, diventa veramente un macello se non avete le proiezioni tutte le volte. Dopo dipende sempre da questi dati cosa vi dicono. Se la foto aerea de della regione Puglia è meglio di quella di Google e volete usare quella e non ci sono problemi sul riuso, usiamo quella, secondo me. Io sono dell'idea che teoricamente, poi praticamente è un altro discorso, però il local knowledge vince sul global knowledge. Tendo a dire, OpenStreetMap vince secondo me perché c'è la comunità che la tiene aggiornata. Il comune in teoria vince perché lo tiene aggiornato. Cioè, il comune, io sono convinto, non conosco nessun comune, non voglio fare nessuna critica al comune di Bari, però sono convinto che nel CED i dati che loro usano tutti i giorni, il CED è il centro di calcolo, i dati che usano tutti i giorni, quelli sono aggiornati, li usano tutti i giorni, il loro lavoro. Magari quelli che pubblicano non sono proprio quelli là, perché appunto mi dicevate sono del 2006, sono vecchi, però probabilmente hanno dovuto fare questa operazione per qualche motivo. Allora adesso io cancello questa cosa perché non voglio perdermi Chiara che prima aveva avuto il problema della proiezione, quindi l'invito è a caricare il progetto che c'era prima. Caricate il progetto di prima, io in realtà qui perché ho cambiato computer non ce l'ho il progetto. Ma fai semplicemente progetto, chiudi o esci da QGIS oppure apri progetto. Quindi ti apri progetto. Non tornare indietro, caricati il progetto che c'era prima della pausa, in modo che hai le cose come prima. Così siamo a posto con le situazioni, senza che le cose diventino brutte. Allora, ci sono altri due dati sul sito del comune interessanti. Vari open data. Dopo vi faccio vedere anche come prendere un dato da OpenStreetMap e portarvelo dentro, eh? E dopo come prendere un dato da qua e portarlo e farvi una mappa online in maniera semplice. Allora, mappa, sì. I dati del comune ho visto sempre nei dati geografici. Allora, se è chiaro. La tipologia di dati non geografici non è che non la sto considerando, ma vi ho fatto vedere prima l'esempio, circoscrizioni con numero di abitanti, come collegarli. Il trucco rimane sempre, basta che ho un ID che c'è da una parte o dall'altra, un qualcosa che mi ricollega e a quel punto ho collegato le informazioni. Allora, tra le cose che ho visto, lasciamo perdere i cassonetti della Miu che non mi piacciono, e
anche gli edifici sensibili perché ho visto che sono delle linee, non sono dei poligoni. Le farmacie, ok. Però volevo vedere allora, c'era le postazioni di bike sharing. No, dopo te lo faccio vedere se vuoi. In realtà sto cercando di non far troppa entropia perché altrimenti dopo. Allora, le postazioni di bike sharing. Questo qua c'è l'interessante che, come ho detto, non fa il CSV, che non rientra nelle categorie fatte prima. Loro lo mettono come informazione di tipo geografico perché se voi fate clic sul file CSV, nell'anteprima, in realtà vi fa vedere che c'è latitudine e longitudine. Tant'è che se cliccate su mappa e date latitudine e longitudine, ve le piazza anche su mappa direttamente. Quindi vuol dire che è un dato che possiamo usare. Adesso voglio farvi vedere come importarlo dentro QGIS. Facciamo download e ce lo scarichiamo. È un file CSV, non apritelo con Excel, ditele di salvarlo. Ce l'ho già salvato io. Poi, visto che siamo ancora sul sito del comune, un'altra cosa che tiriamo giù sono i siti raccolta farming, CPL esausto e umido. Ok? Quindi nuovo click, adesso io vi dico a voce, se serve che faccio rivedere, siti raccolta farming, CPL esausto e umido, e anche questo qui vi andate a scaricare, questo qua è un file .zip perché in realtà è uno zip che contiene uno shapefile. Allora, questi file li ho già caricati io. Ditemi quando posso procedere, se avete scaricato. L'importante è che prima abbiamo preso. Come parlo? L'importante è che prima abbiamo preso quello del bike sharing. Ok? Quello del bike sharing. Ah, così facciamo anche l'errorino se riusciamo a farlo. Dai. Sto cercando il bottone che fa, permette di fare l'errorino. Eccolo, lo levo così. Allora, ditemi se posso proseguire. Avete scaricato qua davanti anche? Sì, guardavo loro. Ok. Allora, è un file CSV. Beh, è un file CSV, quindi a che categoria può rientrare? Raster o vector? Vettoriale? No. Ma perché vettoriale? Perché ha delle coordinate. Non sono dati continui, no? Sono dati discreti. Allora, in teoria posso aggiungerlo come vettore, però non c'è un campo che ha a che fare con le coordinate. Sappiamo che c'è un campo x e un campo y, latitudine e longitudine. Se guardate qua, c'è aggiungi layer testo delimitato. Se non ce l'avete, aggiungi layer testo delimitato, in mezzo ai plugin trovate layer testo trovate testo delimitato. Ditemi se c'è, se ce l'avete tutti quanti, altrimenti vi dico come fare a pescarlo, quelli che non ce l'hanno. Allora, se uno non ce l'ha, che perché ha la 1.8, sotto la voce plugins, trovate gestione plugins. Sotto dove c'è gestione plugins, trovate proprio il primo e aggiungi layer testo delimitato, che ha un'icona azzurra con delle virgolette. Basta selezionare quello e quell'oggetto lì ve lo trovate caricato. Ok? Dopodiché quell'icona lì, guardatela bene, tenetela a mente, azzurra con le virgole, perché qua ce l'ho diverso qui per quello che è. Quell'icona lì tenetela bene a mente perché la troverete nella barra. E trovate un'icona azzurra con sotto due virgole che sembrano identiche come. Se fate clic su quell'icona vi appare una finestrella che è come quella che invece gli utenti che hanno QGIS 2 troveranno sotto aggiungi layer testo delimitato, che è una cosa così. A posto? Ci siamo? Allora qua cosa fa? La prima cosa che mi chiede è il nome del file, quindi vado a prendere il file, che è le postazioni bike sharing. Dopodiché mi chiede cos'è il nome del file, gli dà automaticamente quello che c'è e come faccio a dividerlo.
È un testo delimitato da virgola, quindi basta che scelgo virgola. Ci siamo? L'altro problema che mi succede è di dire cos'è il campo X e il campo Y. La X è la latitudine o la longitudine? Allora, la X è la longitudine, a meno che non sparo una cazzata io. E però, se per caso uno può anche arrivarci per prove ed errori, perché intanto una volta che l'avete caricato, questo cosa fa? Se le carica, se avete invertito gli assi, quando ci mettete sotto open layer che abbiamo visto prima, ci mettete, e vedete dove è andata a finire, no? Se vi finisce nel Mar Rosso, probabilmente, no, nel Mar Rosso forse a voi no, perché il Trentino mi finisce nel Mar Rosso se inverto le cose. Longitudine, aiuto. Longitudine e latitudine. Allora, per gli sviluppatori software, se vedete qua, perché questa interfaccia qui è un po' più sofisticata rispetto a quelli che hanno 1.8, c'è anche questa cosa qua che si chiama WKT, Well Not Text. Il Well Not Text, e quindi è solo per parlare con gli sviluppatori, è una stringa di testo che serve a definire come sono fatte gli oggetti vettoriali. Nel caso specifico, se voi avete un campo che si chiama point, aperta parentesi, coordinata, spazio, coordinata, chiusa parentesi, eventualmente può esserci il terzo valore che è la z, quello lì è un punto. E allora se avete un campo che si chiama così, lui lo interpreta come well no text. Dopo c'è anche WKB, well no binary, che è invece la stessa cosa fatta in binario. E sono stringhe, basta che vi cercate su Wikipedia WKT oppure well no text ed è tutto spiegato molto bene come sono, perché sono tutte le primitive geometriche che ci sono, punti, linee, stringhe, avanti sto passo, poligoni, linee spezzate. Ci sei? Se io premo ok, adesso mi chiede cos'è la proiezione. Sarà WGS 84. Non c'è il delimitatore? Selezionati e devo, ok, devo mettere spazio. No, la virgola. Virgola. Sì. Sì, Ok, e togliere lo spazio. hai fatto tutto giusto. Devo premere Sì, aspetta un secondo, ti faccio vedere qua. Perché questo qua è più completo, no? Perché è l'ultima versione. Ma se guardi qua sotto, vedi che nel momento che hai dato la virgola, se io quale avessi dato la virgola, avessi dato lo spazio, vedi che lo ragiona così. Invece, avendo inserito la virgola, vedi che inizia a farmi le tabelle, no? Sì, poi l'importante è che gli dai la X e la Y, la X è la lone, poi dai OK, dice che proiezione è, e tu gli dici che è la VGS 84, l'EPSG 4326. Ci sei? Ecco. Io ho introdotto apposta un errore, ve lo dico subito. Adesso, qua, come vedete, sulla mia mappa non è comparsa una beata. Però, sulla mia destra, ho postazioni bike sharing. Dove saranno? Se faccio bottone destra, zoom all'estensione del layer, oh, ci sono. E un po' ci assomigliano, no, alla forma che abbiamo visto prima. Se io vado in mezzo alle varie icone dello zoom, trovate l'icona questa con la lente che ha sopra tre frecce. Oppure trovate, sto guardando se è qua, oppure andate sotto visualizza e c'è zoom completo. Ok? Allora faccio visualizza su un com zoom completo e guarda un po', c'è qualcosa che non torna. Nel mare. Ma nel mare qua o nel mare giù? Secondo te perché lì? A te no, ma dopo ti spiego perché. Io ho introdotto apposta un errore sul mio computer in questo momento. Allora, se qualcuno guarda, c'ho una macchiolina qua sopra e una macchiolina qua sotto. Considerando che questa qui, la macchiolina azzurra, mi fa capire che sono le postazioni delle biciclette, no? E questa qua, come diceva prima Paola, nel mare in Africa, insomma, qua c'è la Puglia, qua sotto il mostro bike sharing va lontano, ma c'è un motivo semplice e banale. Praticamente il dataset che ho delle circoscrizioni è in UTM32 Nord.
Il dataset invece del mic sharing è latitudine e longitudine, però io non ho detto, a parte lui invece che il suo computer l'ha fatto, non ho detto che il dataset doveva essere riproiettato al volo nella proiezione che sto usando. Quindi adesso in questo momento ho questa cosa qua, che se questa cosa qua fosse proiettata in UTM 32, no, 33 Nord, sarebbe lì, anche perché i valori che vanno, avete visto, non l'avete visto, forse nella preview l'avete visto, 41,19, no? Insomma, vado molto vicino all'equatore, poi mi sposto un po' più là, e quindi è ovvio che va vicino all'Africa questa cosa, no? Allora cosa facciamo? Prima di tutto facciamo una cosa furba. Quel file lì lo salviamo, perché abbiamo fatto in CSV, l'abbiamo portato dentro lì, però salviamolo in un formato GIS. Quindi io vado su postazioni bike sharing, bottone di destra, salva con nome, ok? E qua selezioniamo un formato. Visto che prima chiedevano in chat, online, c'è ancora qualcuno? Se c'è qualcuno che twitti? Adesso c'è una domanda di Luigi. Ah, c'è sempre Luigi. Usiamo il GeoJSON, visto che... Eh no, ma adesso ti spiego cosa facciamo. Lo so che lo ricarichi non funziona. Tra l'altro, GeoJSON, salvo con nome e lo chiamo bike sharing, no? Se non metto niente, dovrebbe scrivere automaticamente l'estensione, che è appunto GeoJSON. Il sistema di riferimento, gli do il sistema di riferimento del vettore. Se non vi fidate, fate quello selezionato e selezionate il 4326, VGS 84, e lo salvo. Ci siamo? Va bene per tutti? Okay. Sì, la rifacciamo. Allora, bottone destra. Salva con nome, scelgo il formato GeoJSON, salva con nome, seleziono una directory dove andare a finire, gli do il nome e scrivo bike sharing. Ok? L'altra cosa che devo dirgli è il sistema di proiezione. Sistema di proiezione faccio SR selezionato, vado su sfoglia, ma è uguale. Comunque facciamo per sicurezza. E andiamo su VGS 84. Ok? Do ok. A questo punto ho salvato il file. Quindi adesso sul mio computer ho due file che dicono la stessa cosa, no? Uno è in formato CSV e l'altro è in formato GeoJSON. Il formato CSV va bene per fare tante cose, il GeoJSON per applicazioni web va molto bene. Allora, io mi levo dalle scatole le postazioni bike sharing che ho qui, perché tanto l'ho salvato su file system, quindi non ne ho bisogno. Faccio bottone di destra, rimuovi. Ok? Adesso su queste circoscrizioni faccio lo zoom lì perché voglio riavere la mappa lì. Tutto a posto? Allora, voglio ricaricare sto benedetto bike sharing. Però sto bike sharing sappiamo che è proiettato in VGS 84. I casi sono due. O nell'operazione che ho fatto prima, anziché andarlo a salvare VGS 84, lo salvavo in UTM 33 Nord. Potevo farlo e ce l'avevo uguale. Oppure che dico a QGIS: guarda che quando carichi fonti proiettate in un altro modo di cui conosci la proiezione, la riproietti secondo questo formato. Questa cosa qua, nel mio caso, è sotto impostazioni, opzioni. Qua c'è SR e qua trovo abilita automaticamente la riproiezione al volo, se il layer ha SR differente. Tu hai già selezionato per quello che l'ha fatto, infatti ti ho detto che ho introdotto un errore apposta io. Nel caso delle persone che hanno la versione vecchia, vanno su impostazioni, proprietà progetto. Ok? Ci sei? Impostazioni, proprietà progetto. Ci sei? Opzioni. Ok. Impostazioni, sì. Opzione. Vabbè, sembra strano. Perché sto guardando qua diverso. Comunque SR. E SR c'è effetto alla riproiezione al volo. Però non con questo SR. Scusa, tu... No, no. Cancellalo quello, scusa, però dimmi se tu vai sotto impostazioni c'è proprietà progetto.
tra le voci. No, cioè essere personalizzato, gestione di stile. Allora, invece vai sotto file, dimmi se là c'è proprietà progetto. Sì. Ok. Allora, una volta che hai scelto proprietà progetto, perché hai cambiato il menu, trovi sistema di riferimento SR, lo vedi? Sì. Abilità riproiezione al volo. Scegli sotto la VGS 84 UTM 32, 33 Nord e le dai OK. Ok. Allora, questa cosa qua l'hai fatta anche tu, Paola? Sì. Ok. Quando abbiamo fatto questa operazione, adesso, quando caricherò un layer, automaticamente lo riproietta. Adesso il mio layer non è più il file CSV, è il file GeoJSON. Quindi vado sotto layer, aggiungi vettore, vado su sfoglia. Su questa sfoglia mi vado a cercare il file che ho fatto prima, chiaramente in formato GeoJSON. Cambio il formato GeoJSON. Okay. Allora, qua. L'ho messo qui, eccolo qua. Apro, do OK e adesso mi vengono nel posto giusto. Ci siamo? C'era una domanda del Reggi? Dicevate? Ti è andato o non ti è andato? Sì, ti è funzionato perché UshaID ragiona che porta tutto dentro in VGS 84 e dopo se lo riproietta lui in Google Mercator. Ok? Sì, sì, sì. Allora, io non è che voglio stare qua a... cioè, UshaID funziona, però mi interessa darvi il messaggio giusto di quello che si... perché dopo magari ci lavorate, abbandonate tutto per questa cosa qua, che magari è una cosa sciocca e è rinunciato. Invece se tu adesso usi QGIS, ti porti il CSV, dopo che ce la fai qui, salva con nome e puoi scegliere l'HTML per avere il formato. Copio solo quel layer lì ed è fatta. Allora, un altro dataset che abbiamo visto che c'è su, che avevo detto, non evitavo prima di caricare, era quello dei luoghi dove abbiamo fatto differenziato, adesso non ricordo più il nome, lo cerco, ve lo dico. Farmaci, sì. Era, ecco, AMU, RAC, FARM, pile, umidi, eccetera, no? Allora, avete scaricato il file zip prima, l'avete aperto, c'è lo shapefile, andate lì, lo caricate, lo carico, e nuovamente adesso mi trovo molti di più di punti di prima. Questo qua ha fatto un po' meglio, perché se vado a vedere le proprietà di questo file, scusate le proprietà, è uno shapefile. Se vado a vedere, non le proprietà, vado a vedere gli attributi, vedete che qua c'è tipo raccolta, c'è umido, pile, gli ordinati, sono proprio farmaci, eccetera. Quindi abbiamo un unico campo vettoriale che contiene dentro di tutto, no? Perché ha le pile, farmaci. Supponiamo che io voglio vedere soltanto la raccolta delle pile o dell'umido, come preferite voi. Bottone di destra su questo AMU RAC compagnia bella, c'è filtro. Filtro mi fa vedere tutti i campi che sono disponibili. Bottone di destra, filtro. Mi sa che c'è una versione un po' vecchia tu. No, no, strano. Si chiama interrogazione nel tuo caso. Se non si chiama filtro, si chiama interrogazione. Ok? Sti traduttori. Di questi traduttori qua. Sono napolitano anche in mezzo. Vabbè. Allora, lì, praticamente, tu hai filtro e gli altri hanno... chi è filtro, chi è interrogazione, qua appare questa finestrella che vi permette di interrogare il database. Gli attributi che ci sono. Quindi abbiamo detto che c'è, ad esempio, tipo raccolta, io faccio click, se qua faccio campione mi fa vedere quelli che ci sono dentro, i campioni. Se faccio tutto me li fa vedere tutti, poi in realtà sono tre, quindi non è un problema. Allora, supponiamo che io voglio fare tipo raccolta, ci faccio doppio click,
Facendo doppio clic nella finestrella sotto mi scrive tipo rack. Faccio uguale e dico che voglio le pile. O i farmaci, scegliete voi. Pile, test, mi dice che ne trova 463. In realtà lui sotto compone una stringa che... Allora, guardi, faccio rivedere. Premo, faccio doppio clic sul tipo rack. Faccio clic sul simbolo di uguale e qua sulla destra avevo premuto tutto. Vabbè, perché l'ho già selezionato. E faccio doppio clic su pile. Ok? Sei? Non era venuto tutto perché l'avevo filtrato mentre parlavo con lei. E a questo punto faccio ok. Ha tolto alcuni punti. I punti che sono rimasti, se io vado a vedere i dati, sono i dati che hanno a che fare solo con le pile. E quindi ho filtrato i dataset in modo da avere solo le pile. Potrei adesso salvare e fare soltanto il dataset delle pile. Ok? Ci sono altri strumenti che trovate sotto vettore. Ve li indico e basta, non serve che lo fate. Su strumenti di gestione date trovate dividi vettore e potete dividere il vettore in relazione a un attributo. Quindi crearvi tutti i file che vi servono. Perché adesso erano 3 e posso farne 3 al volo. Se fossero 500, mi conviene forse usare quello. Ho creato questa cosa qua, mi serve, non mi serve, non lo so. Facciamo una cosa che so che piace un sacco a tutti quanti. E una mappa di intensità dove si trovano queste pile. Allora, la heatmap, no? Sui plugin, perché sto guardando l'altra versione. Alla fine avere il computer di Gabriele è utile che sia. Intensità. Allora, qua sembra che non ci sia. Sotto raster trovate mappa di concentrazione, quelli che hanno la 2. Quelli che invece hanno la 1.8 devono andare nuovamente sotto plugins. Sotto plugins devono premere su gestione plugins. Nella finestrella del filtro scrivono la parola concentrazione, basta che scrivono anche con e appare. E vi appare tra le possibili plugin da installare quella della mappa di concentrazione, che sono due sfere gialle. Uno se la seleziona e a quel punto questo finisce sotto il menu raster e si dà ok. Allora, andando sotto il menu raster, infatti, a me appare mappa di concentrazione, che appare anche a voi. La mappa di concentrazione. Okay. Non è che fa una gran cosa particolare, semplicemente vi chiede cos'è il raggio d'azione e genererà un file di tutti quelli che ci sono qua disponibili. Il file TIFF è uno dei vari formati raster che sono disponibili a GeoTIFF, ce ne sono tantissimi come vedete. Mi chiede il raggio dal punto che c'è, qua propone 700, li lascio a 700, ma potrei anche cambiarlo. Allora, 10, fai 700 così siamo uguali tutti quanti. È in metri, no? Come vedete. Però dipende, potrebbe essere unità mappa o metri. Allora, la densità, quanto sono, è una concentrazione, già l'idea è di aggregarli fra di loro nel giro di 700 metri. Se si facesse un'interpolazione, che la facciamo dopo anche se non è sensata su bike sharing, viene una cosa diversa, ma intanto facciamo questo. Allora, qua mi chiede il raster di output e qua gli date un nome. Io gli ho dato il nome raccoltapile.tif nel mio caso. Nel mio caso c'è anche avanzato volendo. Sostanzialmente chiede questo avanzato di fare una griglia. Quante è la griglia? Quante righe e quante colonne è la griglia? 500 righe, 937 colonne è quello che gli propone. Perché praticamente quello che lui adesso genera non è un vettoriale, è un raster. Quindi fa una griglia, la fa di 500 righe nel mio caso,
937 colonne. E quindi praticamente ogni cella diventa 25 metri, vedi? E dopo dà dentro un valore, e ci sono vari modi per calcolarli. Qua chiaramente lo sto facendo all'acqua di rose, ma c'è dietro molta logica matematica. Non è molto furbo farla su questa cosa qui delle pile, però è per farvi vedere cosa si può fare. No? Gli do un bello ok, e adesso lui inizia a smandruppare, calcola e fa questa porcheria qua. Ok? Mi ha fatto questa macchia in questo modo qui. Perché sta ancora lavorando, ok? Allora, in realtà questo qui che vedete non è un vettoriale, è un file raster. Questa qua praticamente è una matrice. Soltanto che lui l'ha rappresentata in questo modo per questioni di comodità. Se io qua questo raccoltapile lo sposto sotto, vedete che comunque la concentrazione di pile, se la levo, di pile, dove c'è la raccolta di pile, avviene comunque in quella zona lì che è più chiara. Quindi la mappa di concentrazione è abbastanza veritiera rispetto a quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto poi con tela Carlona, con 700, eccetera, no? Però per quel messaggio, se io voglio veicolare un messaggio che dice la maggior parte della raccolta pile è lì, lo sto veicolando come messaggio. Magari quel colore lì, nero, fa un po' ribrezzo, lo posso cambiare. Ha finito di calcolare? Ok, posso andare avanti? Raccolta pile, faccio bottone di destra, proprietà, sto trattando un raster, quindi è diversa la logica che c'era prima. Vi ricordo che il raster è una griglia, ogni cella ha un valore, io posso dare un colore per ogni cella. In questo caso qua il colore che viene dato è un gradiente di colore nero a bianco. È una banda sola, vuol dire che per ogni cella c'è un valore solo, potrebbe essere anche che per ogni cella ce n'è più di uno. Banda singola, tripla, ad esempio, nel caso delle immagini potrei avere un valore, il valore del rosso, del verde e del blu, e quindi mescolare questi tre valori. Allora, lasciamo che sia la banda grigia, no, scusate, facciamo un falso colore banda singola, che qua mi dice come lo voglio fare l'intensità, no? Seleziono tutta la solita striscia che avevamo prima, magari lo faccio in questo modo. Sarebbe dal giallo al rosso, la faccio invertita dal rosso al giallo. Questo mi sa che tu ce l'hai completamente diverso, chiaro. Ah, classifico e come vedete mi ha fatto delle gradazioni. Adesso a questo punto la applico ed ecco qua che è cambiata il discorso di prima. Magari levo le circoscrizioni che avevo prima e giusto per divertimento aggiungo il VMS della Puglia, che avevamo usato prima. Ok, chiaramente è finito sopra. Ed ecco qua. No? Profonda, non posso buttare le Sì, adesso questo qua è il messaggio che abbiamo dato, no? Se sto in quella zona lì non posso buttare le pile, il posto dove ci sono più pile. Mettiamo che invece vogliamo fare una cosa un po' più furba, è gli incidenti stradali. Oppure, non so, anche cose un po' più carine, la concentrazione di artigiani di un certo tipo, perché voglio far vedere qual è il quartiere più vicino su quella tipologia di idee. Ok? Non voglio magari dire dove sono le persone, per questioni di privacy, eccetera. Faccio una mappa di intensità che dice, guarda, metti che fai un'analisi di religione, metto per dire, e se inizi a mettere i punti dove sono le singole persone, non è carino, invece le aggreghi così. La presenti abbastanza sensata, no? Come cosa. Questa cosa qua della raccolta pile che ho fatto potrei anche lavorare sulla trasparenza, vedi? Così. Ecco, una nota. Qua c'è anche questa parola di piramidi, perché praticamente prima vi dicevo come le faccio le piramidi, così, qui adesso abbiamo fatto la mappa con l'intensità, no? Facciamo la cattiva, l'inquinamento, l'aria sporca, avanti di sto passo. Okay? Sull'aria sporca adesso la vediamo in maniera diversa. E le piramidi, sempre noto per sviluppatori, ma anche per chi usa software. Le piramidi, come vedete, c'è queste risoluzioni, perché praticamente quello che è stato creato, il file, lo vado a vedere in termini di dimensioni.
in output, no, dove che l'ho messo? In output dovrebbe essere, non lo trovo. Ah, eccolo qua, vabbè, monumenti non è quello che cercavo, scusatemi, lo salvo di nuovo, sfoglia, lo butto qua, esempio, è solo perché voglio farvi vedere quanto è grande il file, che non mi ricordo cos'era. Il file, quello che abbiamo appena creato, comunque, è un file da 2 mega. 2 mega. Perché è una griglia molto fitta, anche se io qua nella mappa vedo il giallino, tutti i giallini uno a fianco all'altro, mi fanno quella cosa lì, quell'effetto lì. Era un file da 2 mega, che non è grandissimo, quello. Ma provate a immaginare se avete nella mappa da 2 giga, qualche motivo, quel file da 2 giga lì, allora le piramidi cos'è? È un sistema semplicemente che inizia a crearsi dei piani, spacca l'immagine, diminuisce di qualità, vi crea una sola immagine, varie piramidi, e così carica quell'immagine lì anziché caricare il dato grezzo. È soltanto una questione di performance. Ok? Allora, altra cosa che possiamo fare, anziché le raccolte pile, torno sul file di prima delle biciclette, anche se, ripeto, non è una cosa, è un po' una taroccata quella che faccio. Questo qua era il bike sharing, no? Che tra l'altro va riproiettato. Allora, per sicurezza, dato che voglio che siano metri, questo del bike sharing lo salvo in una proiezione che sia UTM-33. Perché quando faccio in QGIS lavori è meglio che i file siano la stessa cosa, siano la stessa proiezione, perché se tutte le volte devo ricalcolare, magari mi porta dietro, ci piega di più la macchina a lavorare, allora è meglio che me lo salvo. Quindi prendo questo file qua del bike sharing che ho fatto prima e lo salvo in UTM 30, 33 Nord. Sto andando troppo veloce? Oh, ok. Quindi salva con nome, lo porto qua, UTM 33. Posso anche farlo in GeoJSON, non è un problema, anzi faccio anche il cretino che lo sovrascrivo. Sa che ho fatto una cretinata. Me lo rifaccio, scusatemi. Virgola, virgola, virgola. No, sto rifacendo tutti i passaggi, ma non è un problema. Adesso lo salvo con nome perché voglio farlo diventare un GeoJSON, però senti, io faccio uno shapefile che sono sicuro che funziona, però proiettato alla stessa proiezione di tutto il resto del progetto. Lo ricarico adesso. Quello lì. Allora, ho rifatto il file del bike sharing, soltanto che l'ho riproiettato in UTM-33 Nord, ok? Qua, tra i vari plugin che sono opzioni disponibili, anziché la mappa di concentrazione, c'è la mappa di interpolazione. L'interpolazione fa delle cose un po' più complesse, ma soprattutto codice tipo. No, ho sbagliato ancora. Ecco qua. Ma soprattutto un valore che ho qua, vedete nei dati, ho la denominazione ma ho il numero di biciclette. Facciamo finta che quel numero di biciclette non sia il numero di bicicletta, ma un'intensità di qualche genere. Quindi i pesi di prima cambiano. Mentre prima i pesi di prima era che ogni oggetto che avevo aveva lo stesso valore e calcolavo le distanze, quindi era la concentrazione proprio di quanto erano densi tra di loro. Se invece questo qua, diciamo, puzza più dell'altro, no? Perché puzza 19 e l'altro puzza 20, e allora anche se ce n'è uno solo nel giro di tot chilometri, pesa come averne 10 piccoli, se quello lì è uno che ha un peso più grande. Quindi, se io voglio fare questa, di nuovo fare la mappa che è più sensata in relazione a questo valore qua, penso ad esempio valore di inquinamento, okay? Allora posso usare quella che è l'interpolazione, quindi
plugin, nuovamente raster, interpolazione, vado a scegliere il campo del bike sharing, non scelgo la trot ma scelgo il numero di biciclette. Qua mi dice quale voglio usare, usate la distanza inversa ponderata, il numero di colonne è qua, è quanto vuole far grande la matrice. Ok, adesso li faccio un 500x500, anche adesso ti ammazzerà la macchina per calcolare. Ok, fa gli output. Faccio un bel test, vai, mi chiede ancora la proiezione, UTM33, ecco qua, e avete visto che mi ha fatto una cosa diversa, è stato velocissimo. Ci metto sopra i puntini, vi faccio notare che, adesso non lo sto a colorare, eh. Vi faccio notare però che questo qua, che andiamo a vedere che valore ha dietro, ah, perché sto interrogando, scusate, mi ha fatto interrogare il bike sharing. Questo qua, numero BIC 19, e come vedete intorno si è fatta una macchia molto grande. Questo qua invece, numero BIC 5, si è fatta una macchia diversa, anche i colori sono diversi. Quindi sotto chiaramente c'è una matrice, eh? Non c'è questa macchia che vedete. Dopo qua, nuovamente, scegliete voi come colorarla, questa cosa. Andate nuovamente, stile, vi scegliete, insomma, tutto il lavoro fatto prima. Riprendo questa, magari giusto per fare un po' di macello. Eccola qui. Giusto per rimanere sempre su questa intensità di rosso. I puntini si sono messi sopra per quel motivo lì. Infatti, devi capire cos'è il valore che li associ. Ok? Devi allora, io ti sto spiegando lo strumento, dopo dal punto di vista tecnico bisogna capire il modello dei dati, l'obiettivo che vuoi avere e avanti di questo passo. Il messaggio anche che do tra le righe è con questo hai delle cose in più che con l'altro non avevi, no? Altre cose, perché adesso vedo che cosa, che ho ancora un quarto d'ora, 20 minuti? Allora, l'ultimo quarto d'ora io vorrei usarlo in questo modo qua. E vi faccio vedere due cose molto... E, diciamo, funzionalità molto da usare zac e tac, che in realtà sono più come esercizi che potreste portarvi avanti voi, no? E l'altra parte invece è come questa cosa qua, posso portarla su web e come posso portarla su stampa, che penso siano le tre due cose interessanti per una cosa veramente easy, così come mi piacerebbe anche fare il lavoro, che non c'è tempo, sulla parte di integrazione con OpenStreetMap. Vabbè, allora, intanto facciamo questa cosa semplice. Questo bike sharing, GeoJSON, eccetera, vi faccio vedere, anche se il dato viene già da... è già stato fatto. No, questo vi faccio vedere una cosa carina. Allora, anche se ve l'ha fatta vedere il buon Cortesi, no? Cortesi, penso che vi abbia fatto vedere questo software qua, Overpass Turbo. Ok. Allora, andiamo qua e supponiamo che io voglio avere di Bari, beh, a parte che la mappa che vi ha mandato su Twitter, quella dei parcheggi, l'ha fatta con questo. Allora, voglio avere in questo caso qua dove sono, vedete qua c'è carica, allora, overpassturbo.eu è un'interfaccia a Overpass API che sono delle API per interrogare OpenStreetMap. Qua c'è carica, su carica c'è Drinking Water già pronto. Praticamente qua mi crea una query, un'interrogazione che vado a fare su Overpass Turbo che mi permette di dire sull'area che vedo dove sono tutte le amenity di tipo drinking water, dove sono tutte le fontanelle dell'acqua inserite in OpenStreetMap. E me le voglio portare via, me le voglio portare in un'altra parte. Io semplicemente questo, selezionato sulla zona di Bari anche di più, faccio esegui, lui parte, fa una chiamata Overpass Turbo. Ci sta impiegando un po' troppo per essere turbo, ed ecco qua dove sono segnate dentro OpenStreetMap, quindi non è la copertura totale, le fontanelle dell'acqua. E ho già questa mappa che già da sola fa qualcosina, insomma, già dice qualcosa, no? Già pronta. La cosa interessante è che c'è questa esporta. Nelle funzioni di esporta, a parte esserci la mappa,
La query, ci sono anche i dati e tra i dati c'è il GeoJSON. Quindi io faccio un bel clic qua e mi dice salva file. Salvo il file e quindi adesso mi vado a mettere il mio file GeoJSON, export.geoJSON qua, salvo. L'ho salvato e mi sono scaricato il file. Se io vado sul QGIS, me lo tiro dentro senza problemi. Layer, aggiungi un vettore, è un file di tipo GeoJSON, si chiamava export, lo carico ed ecco qua, quelle lì grigie sono le fontane dell'acqua, poi posso andarmela a colorare come voglio perché se non mi piacciono quelle lì prendo e vado a scegliermi il mio marcatore, metto quelle degli aeroporti così, okay. Ecco tutti gli aeroporti. Bene, semplicissimo. Un altro sito molto carino in cui potete fare queste cose a costo zero. C'è questo umap.fluv.io, potete farlo anche con Google Maps, eh? Il GeoJSON lo esportate anche a PML o con USHID, avanti, lo potete fare, però qua c'è questo umap che fa qualcosa in più, perché create map, sceglie la mappa e facciamo fontanelle di Bari, descrizione fontanelle, dice anche con che licenza voglio usare. Nessuna licenza, l'ADBL o WFTPL vuol dire WTF Public Domain, fottutissima Public Domain, invia richiesta, appare questo, e qua semplicemente andando a utilizzare gli strumenti che trovate c'è questo carica, e nel carica vi dice, vuoi fare GeoJSON? Giusto per rispondere sempre, non so chi era, se era Corsato o Regi, c'è GeoJSON, c'è KML, GPX, CSV, GeoJSON, me lo prendo, vado a prendere il file di prima, che è quello delle fontanelle, data layer questo, via, lui lo carica ed ecco qua nuovamente la mia mappa fatta con le fontanelle di Bari, tra l'altro un po' assurdo perché ho preso i dati di OpenStreetMap per rimetterli su OpenStreetMap in background, però qua avete tantissime cose perché potete scegliere anche la mappa di background, magari questa qua in bianco e nero, se la carica, eccola qui. E potete anche andare a decidere come è fatto il vostro oggetto, il vostro layer. Potete andare a scegliere le varie opzioni che ci sono su come è fatto, anziché questa forma qua ad esempio. E ho fatto le fontanelle di Bari. E con questo potete fare molte cose, perché adesso qui si tratta solo di giocarci, però in questo bottone qua del condividi c'è come embeddare la mappa sul vostro sito, oppure l'URL di questa cosa qua, oppure addirittura anche l'URL per scaricare il file che voi avete condiviso. Oltre a questo, poi l'applicazione nei suoi setting vi permette di aggiungere altre cose, ad esempio qua vuoi aggiungere la minimappa in via richiesta ed ecco qua la minimappa inserita. Quindi è uno strumento molto semplice che fa un sacco di cose. Allora, voi avete creato dei dati, in questo modo qua potete portarli lì. Tornando qua su QGIS, tra l'altro anche QGIS vi permette di avere la mappetta. Questo è uno strumento, in 3 minuti vi ho fatto vedere come fare a usare le cose. Voi pensate, col QGIS mi sono fatto tutti i lavori, eccetera, perché poi col QGIS potete anche fare la cosa che non sappiamo ancora se si può fare, ma aggiungo l'ortofoto della Puglia del 2011. Qua posso fare un layer nuovo, creo uno shapefile ad esempio, chiede come lo voglio fare, le dico di farlo in questo formato qua, chiedo che sia un poligono, qua ci metto un attributo giusto per aggiungerlo, vedete che ho creato un nuovo file di tipo poligonale con, se sto puntando il dito sullo schermo, sul mio computer, con questa forma che ha ID e nome. Mi chiede dove voglio salvarlo, gli do un nome a casaccio, adesso è trasparente, non si vede, però quello che mi permette di fare, mi permette questo qua di creare un poligono e magari tracciare quello che ho. Ok? Quindi ho derivato dalla carta del, qua mi chiede di uno, testo. Dalla foto aerea, adesso foto aerea mia sorella perché non ho guardato sotto cosa c'era,
della regione, questa cosa qua. Supponiamo che quello che volete fare è fare dei quartieri, ma i quartieri che inventate voi. Il quartiere, state facendo questo lavoro con Ushahidi, no? Per ora sono punti, vabbè, potete anche fare poligoni, però voglio fare il quartiere del parco dedicato ai bambini, e magari soltanto per dalle 4 alle 5, dico per dire, eh? E definisco le zone. Adesso ho usato la foto aerea della regione, ma potrei usare anche OpenStreetMap stesso per disegnarmi nuove cose. Mi sono creato un nuovo layer. Questo nuovo layer poi dopo me lo sporto e vado avanti. È giusto per fare questa panoramica che non finisce più, per farmi impazzire. Ok, però voglio concludere con le due cose dette prima, che sono cose divertenti su cui giocare. Allora, scusami. Allora, per disegnare io vado su layer nuovo e creo un nuovo shapefile. Quando creo un nuovo shapefile mi chiede se è punto, linea o poligono. Mi chiede il tipo di proiezione, ok? Io ti consiglio di usare la proiezione che stai usando, perché dopo tu sei lì che stai lavorando. Lui automaticamente ha bisogno di creare la tabella degli attributi, quindi crea subito ID come tabella degli attributi, che è il sequenziale che dovresti avere, e te ne chiede un altro, io faccio nome, giusto per fare, e aggiungo la lista degli attributi. E quindi ho sia ID che nome, ok? Non ok, adesso mi chiede dove voglio salvare il file, perché su questo file devo lavorare. Lo butto da qualche parte e lo salvo. Il file ha dato un nome bellissimo, di ADAS. Qua, se guardi, il bottone di destra lo porti in modalità modifica, che è il pennino, e adesso praticamente anche se non vedi niente, però lui è selezionato, è modifica, e tra i menu sono comparse nelle nuove funzioni. Tra queste nuove funzioni ti compare questa qua, che sembra un'impronta, che in realtà è per aggiungere un elemento. Io decido di inserire un punto qua, mi chiede l'ID, ci metto ID1, nome, ciao, e tata, ho creato un nuovo punto. E creo tutti i punti che vuoi. Vedi? Quando è finito, devi la modifica, ti chiedo se vuoi salvare, dici di sì, e l'ho salvato. Adesso sono felice perché l'ora che sono preso di default è l'azzurro, però posso tranquillamente cambiarlo, insomma, mettere qualcosa di diverso, così adesso si vede un po', okay? Allora, questa bellissima mappa che ho fatto la voglio portare su carta. Sotto progetto c'è nuova composizione di stampa, non mi frega niente del titolo, lo lascio bianco come suggerisce lui, e appare questo oggetto. Questo oggetto mi permette di scegliere il tipo di carta: A4, A3, A2, A0, avanti di sto passo. E quindi ho proprio foglie di carta da spostare al suo interno. Qua dentro poi ci sono queste iconcine, che c'è, non le esporta come immagine, c'è questo aggiungi immagine, aggiungi mappa, vedete? Faccio aggiungi mappa e mi porto sulla carta e definisco dove deve finire la mappa. Quindi su questo foglio di carta che ho deciso, lì c'è la mappa. Posso aggiungere un'immagine che magari pesco dal mio computer. Posso aggiungere del testo, posso aggiungere la leggenda, premuto sul bottone aggiungi nuova leggenda, posso inserire anche degli elementi decorativi tipo una freccia, e sto disegnando sulla carta quello che c'è. L'immagine poi qua della mappa posso anche spostarla, posso semplicemente dezoomarla avanti di questo passo, posso fare tutta una serie di operazioni, basta che ci giocate un attimo, lo trovate, e ho creato il foglio di carta su come voglio andare su carta, stamparlo. Allora, se mi piace così, lo faccio così, è veramente brutto quello che ho fatto, però come vedete c'è l'esportazione come PDF e c'è l'esportazione come SVG. Allora, il PDF a posto, l'SVG è un formato vettoriale grafico che voi potete portarlo al vostro grafico che usa l'Adobe Illustrator piuttosto che Inkscape, e lo prende e fa diventare più bella quella cosa. Gli date il materiale grezzo su cui lavorare per sviluppare il resto. Ok? L'altra ultimissima cosa, sempre questa porcheria qua, se avete QGIS 1.8 c'è un plugin che si chiama OGR 2 Layers, che praticamente vi crea un sito HTML, compreso il JavaScript, compreso anche tutti i dati,
e dopo quel sito lì lo mettete online come volete. Se avete invece QGIS 2, potete fare questa cosa. Ah, poi c'è un'altra che devo dirvi. C'è questo plugin che si chiama QTTiles OGR. Perché OGR è la libreria che usa QGIS per leggere i dati vettoriali. Questo QTTiles crea da solo un sito web con le immagini e l'HTML da poter esportare. Mentre OGR2Layers usa OpenStreetMap come sfondo e carica sopra le immagini. E carica sopra i vettoriali. Questo QTTiles vi crea una directory con dentro tutti i file e crea queste piramidi che dicevo prima, con anche con tutto il discorso. Non c'è interazione dal punto di vista di finestre che si aprono di pop-up, però quello che succede è che il vostro sito, dico per assurdo, io non voglio per qualche motivo dare una mappa, non voglio concentrare la mappa su ciò che c'è fuori da Bari, voglio solo concentrarla qui. Quindi non mi interessa avere sotto la mappa di sfondo di OpenStreetMap, ma magari potrei anche averla, però non voglio che esca. Allora, con questo QTTiles, quello che mi genera, ma a questo punto vi faccio vedere, faccio QTTiles, vado qua, lui mi chiede una directory dove deve andare. Io voglio questa directory, Bari, Andrea, Bari. Mi chiede il nome del file, lo chiamo Bari, il nome delle cose, e mi chiede quant'è il livello di zoom in cui mi voglio muovere, praticamente quanto posso permettere a una persona di fare zoom su e giù. Numero delle dimensioni mattonelle, comunque questo vedete anche senza, l'importante è che metto, faccio questo variety leaf left based viewer, gli do ok, lui lavora. E qua vedete che sta facendo tutta questa cosa qua? Sta creando una piramide con dentro tutte le immagini delle mattonelle, tutte le mappe, e praticamente mi crea una directory, poi volendo farebbe anche il file zip, con tutto il sito web con dentro le immagini che ho di sfondo. Non ho più Google, non ho più OpenStreetMap, ho le immagini che ho fatto io. E lui le gestisce ai vari livelli di zoom. Chiaro? Io non ve l'ho fatto vedere, ma tutti gli stili che io do qua tutti gli stili che do qua, io posso anche dare gli stili in relazione allo zoom in cui sono, farlo apparire o non farlo apparire. Allora, mentre questo lavora, l'ultimissima cosa veramente è che questa è più carina ed è facile da capire, molto più immediata. Allora, qui sono geometrie, io posso fare query spaziali. Posso farlo lavorare in maniera spaziale. Se guardate sotto vettore, ci sono un sacco di strumenti carini. Ad esempio, strumenti di analisi, matrice di distanza. Vi fa una tabella con la distanza tra i punti. Vuole sapere la distanza tra tutti i punti del bike sharing, tra l'uno e l'altro. La fa non su un grafo stradale, la fa su linea d'aria. Però vogliamo vedere ad esempio quanto sono concentrati in questa tabella i supermercati, non lo so, avanti di sto passo. Strumenti di ricerca per cercare cose, quindi già processing, questa è la cosa più carina. Mettiamo solo su due, il poligono convesso e il buffer. Il poligono convesso, sempre su bike sharing, crea un poligono minimo convesso, shapefile in output. Cosa fa? Praticamente tutti i punti che vedo qua del bike sharing li unisce per fare il poligono che li contiene tutti. Allora faccio ok. C'è avuto qualche problema. Bike sharing, GeoGeso. Sfoglia, test.shqpi, ok. Eccolo lì, ti ho visto? Sì, guarda, levo tutte le cose e lascio soltanto i poligoni. Vedi che quelli estremi sono diventati la parte esterna.
è poligono convesso, dopo c'è anche quello concavo che invece andrebbe anche più, andrebbe a smagrire. Cerca quelli esterni e quelli esterni li unisce e ti crea quest'area dove sono tutti i punti. Ok? Adesso non potrebbe dirmi, sì, però questi qua sono... Sparo una cazzata, eh? Queste qua sono le mine. E vogliamo far vedere dove è il campo minato. Se uno... Questo qua è l'area dove ci saranno delle mine. Non posso sapere esattamente... Non voglio... Anzi, nel caso proprio delle mine, è meglio che esagero. No? Non è meglio... È meglio abbondare. Allora, queste qua, io ho bisogno che questi punti che sono esterni siano fuori dall'area. Scusatemi, siamo dentro l'area, ma molto distanti dall'area. Non che uno arriva lì davanti, tu un salta per aria. Allora, qui posso usare il concetto di buffer. Buffer. Il buffer, qua gli dico, guarda, prendiamo il buffer del test che ho fatto prima. La distanza dal buffer è di quanto vogliamo tenere di sicurezza? 50 metri. Ok? Creo sempre file in output, lo chiamo test 2. Allora, sembra che non ha fatto niente. Sembra che non ha fatto niente. In realtà, già se vedete, ha fatto questo allargato di qualcosa. Infatti, se aumento lo zoom, qua ci sono anche gli strumenti per misurare, devo trovarli. Non li trovo. Ci sono degli strumenti che adesso non riesco a trovare per calcolare le distanze. Vedrete che il punto da qua a qua è 50 metri e ha fatto questo buffer. Lo stesso buffer potrei usarlo molto banalmente, riprendendo un discorso che è stato fatto a Smart City Exhibition l'altro giorno. Ci sono dei ragazzi che hanno, quelli ragazzi di Data Ninja insieme a Mastro Leonardo hanno fatto dove sono le slot machine in Italia, e dopo ci sono delle regole che ad esempio devono stare a 300 metri. Allora, a parte che è opinabile il discorso dei 300 metri, perché 300 metri dall'ingresso, dal centroide. Però facciamo finta che siano, abbondiamo, diciamo, 500 metri dal punto. Allora, io prendo ancora back sharing, faccio già processing il buffer, gli chiedo la distanza del buffer è di 500 metri, e io voglio vedere in questo caso i 500 metri sempre in linea d'aria, da dove è il back sharing. Qua facciamo un bel 500. E i punti di prima sono diventati invece dei cerchi. Che ho fatto questa cosa. Poi qua potrei fare tantissime altre cose. Ad esempio, questi qua sono cerchi, vedete che sono concentri, alcuni si toccano, scusatemi. Allora, sempre sugli strumenti di geoprocessing c'è questa cosa della dissolvenza, che è fare in modo che tutti quelli che si sovrappongono inizi a prendere soltanto gli esterni. Allora faccio dissolvenza. Qua devo dirgli di risolvere tutto, perché adesso ho fatto tutte delle cose ragionando solo sulla parte geometrica. Ma potrei anche ragionare se, ad esempio, il back sharing c'era scritto prima 10, 19, vi ricordate? Potrei dire che di fare il buffer, anziché su un valore che do io, su un valore che è contenuto negli attributi. No? Allora io faccio dissolvi tutto, vuol dire prendere tutti e dissolvili. E quindi andiamo di dissolvi. Ed ecco qua, vedete che mi ha fatto... è qua. Dissolvi. Ecco. Vedete che adesso è diventato un poligono, no? Poi è tutto cerchi, però così ho trovato il modo di vedere cosa intersecano fra di loro. E qua potete divertirvi quanto volete. Questo qua, tante altre cose che adesso sto, i centroidi, supponiamo che voglio trovare dei cerchi, il centro che non c'è, che l'ho calcolato prima, calcolo i centroidi avanti di sto passo. Questo qua diventa già più interessante, tutte queste funzioni qua vi diventano interessanti per produrre dati secondari dei dati primari che avete. Tra l'interpolazione, la mappa di concentrazione e queste cose qua potete fare tantissime cose. Quindi alla fine qua l'unica cosa con cui concludo è dovete giocarci un po' su queste cose. Addirittura c'è anche il plugin che scarica i dati da OpenStreetMap. Che prendo qua i dati, dico di fare. Guarda, adesso finisco. Adesso ho finito, quindi. No, ma se state impazzendo, mi fermo. Io vado avanti anche ore, non è che. Sì, se c'è qualche domanda, in realtà volevo cercare di. So che alla fine sono andato sparato, ma era per farvi la panoramica. Sono delle idee che determinate cose,
e le imparate giocandoci, perché inventarmi gli scenari posso inventarmeli, però non sapete che queste cose ci sono. Il manuale di QGIS c'è. Se avete problemi, scrivetemi, che quando ultimamente rispondo lento, però rispondo. Quindi sì, se c'è qualche domanda o Qualcuno ha qualche domanda? il Reggi non c'ha domande? Ah, Reggi vuol sapere dove trovare QtTile. Devi abilitare i plugin sperimentali e trovi QtTile. Questo, che è lo stesso che c'è qua, è Lift Left, è questo qua. Poi su Lift potremmo iniziare a sparare un sacco e a quel punto Vincenzo mi picchia. Però su Lift Left ti consiglio di dare un'occhiata ai plugin perché ci sono un paio di plugin molto potenti. Uno di questi che mi piace un sacco è il Marker Cluster, che te lo faccio vedere. E l'altro, se lo trovo, è il Data Visualization Framework. Il Marker Cluster praticamente, se hai tantissimi punti, li unisce fra di loro e fa questa operazione. Tra l'altro, quando zoomo, li apre. Vedi? Ti fa vedere anche là. E tra l'altro, poi se si sono concentrici nello stesso punto, ti fa una visualizzazione in stile. Adesso sto cercando con tre concentrici, ma non li trovo. Ti fa, vedi che li unisce e fa una visualizzazione a chiocciola di questo. Poi un altro potentissimo è questo qua, che penso che parli da solo qui. In pratica permette di aggiungere sulla mappa dei grafici. Aggiungere dei grafici sulla mappa con tutte le informazioni associate, ma di grafici ce ne sono di più perché tipo risultati elettorali, questo qua è bellissimo, vedi che per ogni stato ha inserito il grafico a torta con le informazioni georeferenziato. Poi te lo permette di fare anche QGIS, il grafico a torta georeferenziato, perché è nel qualsiasi proprietà che guardi, se diagrammi, visualizza diagrammi, grafico a torta, grafico a testa, avanti sto passo. Sì, mi dice che non ha aggiunto nulla perché eccoli qua, fa tutto anche lui. Quindi la voglia di fare qua, il QTTI sta lavorando, quindi a posto. Bene, grazie a voi.